la seconda puntata delle letture galileiane. Si parla di Luna questa sera, c'è, siamo in orario. E ricordiamo che questa serie di eventi è stata realizzata con la collaborazione dell'ENEL. Grazie. Sir Giorgio Di Freddi. Noto che questa sera Raffaele è venuto con la cuffia, che tutti voi avete cappotti e giacche, tutto quello che avete potuto rimediare, quindi questo significa che non ci saranno incitamenti a finire presto, possiamo finire all'una, alle due e così via. E questa allora è la nostra seconda serata, naturalmente, il freddo che avete preso ieri vi ricordo che ce n'è stata una, e questa sera ci concentriamo soltanto su un libro, che ho detto soltanto, ma naturalmente non è sminuente la cosa, perché è questo libro enorme, questo capolavoro da un lato letterario e dall'altra parte invece scientifico, che sono i dialoghi tra i due massimi sistemi del mondo. Ricorderete che ieri abbiamo lasciato Galileo nel 1624, l'anno dopo che aveva pubblicato Il Saggiatore, l'anno dopo che il Cardinal Barberini era diventato Papa, con il nome di Urbano VIII, e nel 1624 il Papa aveva appunto chiesto a Galileo di scrivere un'opera che presentasse le due visioni del mondo, la visione tolemaica e la visione copernicana. E Galileo, naturalmente quando il Papa chiama non si può dire di no, sono in attesa della chiamata naturalmente, per scrivere quello che vuole, no? E scrisse questo libro, naturalmente ci volle qualche tempo, e la cosa interessante è che questo libro fu non tanto il libro quanto più che altro le parti iniziali e le parti finali furono concordate con la Santa Sede, con Sant'Uffizio in realtà. Quindi Galileo credo che abbia pensato veramente che in qualche modo con l'avvento la venuta del nuovo Papa le cose si fossero sistemate, che l'editto del 1616 fosse passato perlomeno nel dimenticatoio, e quindi questa sera incominciamo per l'appunto a leggere, anzi leggiamo brani scelti, diciamo, di questo libro. Un libro che vi consiglio naturalmente di leggere. L'idea di queste letture è quella di stimolare un pochettino la curiosità anche per quest'opera, che è veramente un'opera che ha cambiato la storia della scienza. Forse soltanto i Principia di Newton in un modo molto diverso, perché i Principia di Newton sono un testo di fisica matematica molto più difficile, naturalmente molto più inaccessibile, da un lato perché ovviamente è molto più profondo, ci sono centinaia di teoremi e di risultati, e dall'altra parte perché anche coloro tra voi che fossero matematici o credessero di esserlo, perché naturalmente c'è una differenza tra le due cose, però troverebbero delle difficoltà, perché il libro di Newton è scritto in questo linguaggio geometrico molto obsoleto. Oggi noi preferiremmo, e così lo si insegna a scuola, farlo attraverso l'analisi matematica. Invece il libro di Galileo rimane forse uno degli esempi più brillanti di divulgazione scientifica, cioè di un tentativo di raccontare la scienza, tra l'altro la scienza che si faceva ai suoi giorni, in maniera che la potessero leggere anche le persone del mondo, tra virgolette. Lo dico naturalmente senza nessun intento denigratorio, perché l'opera è scritta in volgare. Ora, naturalmente già Dante aveva scritto la sua Divina Commedia in volgare, ma le opere di scienza ancora per lunghi anni, secoli in realtà, sarebbero state scritte in latino, gli stessi principi di Newton sono scritti in latino. E invece questa è un'opera scritta in italiano, tra l'altro questo è qualcosa che poi Galileo di nuovo pagherà, perché una delle accuse che gli verranno fatte sarà, come vedremo domani, tra l'altro, proprio questo fatto, di aver divulgato delle teorie che erano state proibite e di averlo fatto in modo che la gente le potesse leggere, cioè per l'appunto in volgare. L'opera inizia con due dediche, di cui leggiamo alcune righe. La prima dedica, come era d'uso a quell'epoca, è la dedica al potente, la dedica al serenissimo Granduca, e una dedica, come sempre succede, un pochettino in ginocchio, diciamo, ma d'altra parte il duca era quello che pagava, quindi come abbiamo già detto ieri. Ma la cosa interessante di questa dedica, peraltro appunto di prammatica, è questa frase che dice: chi mira più alto si differenzia più altamente, qui subito si parte, no? In grande stile, e dice: e il volgersi al gran libro della natura,
che il proprio oggetto della filosofia è il modo per alzare gli occhi. Cioè qui ritorna fin dalle prime righe, perché queste sono veramente le prime 10 righe della prima dedica, questa metafora con cui abbiamo chiuso ieri, cioè la metafora del gran libro della natura, la natura come un libro che è scritto in un certo linguaggio, questo linguaggio è il linguaggio della matematica e i caratteri, l'alfabeto di questo linguaggio sono i cerchi, i triangoli, le figure geometriche. E naturalmente Galileo si interessa di questo libro, in altre opere avrebbe scritto, dice, la filosofia non deve essere un far gran pratica sopra i testi di Aristotele, cioè quindi il fatto di proporre come libro da leggere il testo del libro della natura in opposizione ai testi di Aristotele, dice, quasi che questo gran libro, quello di Aristotele, questo gran libro del mondo non fosse scritto dalla natura per essere letto da altri che da Aristotele e che gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la sua posterità. Questa è una cosa che naturalmente tutti noi abbiamo introiettato, il fatto che Aristotele fosse naturalmente un grande scienziato, oltre che un grande filosofo, non fa sì che soltanto lui abbia potuto vedere giusto e lontano, e tutti abbiamo il diritto, in particolare naturalmente gli scienziati come Galileo, di leggersi questo gran libro. Quindi in qualche modo c'è questa unità, la metafora del saggiatore ritorna fin dagli inizi di questo libro. Il libro naturalmente è dedicato, come ho detto, al Granduca Cosimo II, con buoni motivi, perché Galileo era stato nominato primario matematico dello studio di Pisa, senza obbligo di abitare in Pisa, né di leggervi se non onorariamente e quando gli piacesse. E questo, insomma, è un lavoro che a tutti noi piacerebbe avere, no? Una cattedra in un luogo dove non è necessario abitare, non dobbiamo fare lezioni, dice, se non quando ci fa comodo. Vabbè, insomma, se qualcuno ci offre una cosa del genere gli dedicheremo un libro e saremo tutti contenti. Invece poi c'è la dedica vera, che è la dedica a colui ideale, naturalmente, che dovrà leggere il libro, che viene chiamato al discreto lettore, che saremmo noi, naturalmente. E comincia però, e qui si nota naturalmente che c'è stata la mano del Sant'Uffizio, perché le prime righe di questo dialogo, cioè la dedica appunto al lettore, dicono queste cose. Si promulgò agli anni passati in Roma un salutifero editto che per ovviare a pericolosi scandali dell'età precedente e dell'età presente imponeva opportuno silenzio all'opinione pitagorica della mobilità della terra. Tre righe in cui si dice che qualche anno prima qualcuno aveva emesso un salutifero editto e che effettivamente era stato imposto un opportuno silenzio a coloro che dicevano che la terra è mobile. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata. E si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina tarparlare agli intelletti speculativi. Non poté tacere il mio zelo in udir la temerarietà di sì fatti larenti. Ora, chiaro che Galileo non poteva scrivere cose di questo genere, questa è l'opera di qualcuno, no? Che gliel'ha fatto scrivere, come si dice quando ci sono le lettere, no? Di quelli che vengono rapiti, no? E dicono no, non è lui, no? che ha scritto. E effettivamente però il libro comincia così. E dice, a questo fine ho preso nel discorso la parte copernicana, quindi dice Galileo, io tratterò naturalmente del sistema copernicano, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artificiosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, di professione peripatetici, ne ritengono solo il nome. Contenti, senza passeggio, di adorare l'ombre non filosofando con la vertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principi malintesi. Quindi di nuovo sta cercando di andare avanti indietro e dice però io procederò a difendere la dottrina copernicana, ma procedendo in pura ipotesi matematica. Ritorna di nuovo il proemio, il prologo del libro di Copernico, scritto per l'appunto da Oliander dopo la morte, perché come sapete Copernico non ha mai visto il suo libro pubblicato, perché è morto troppo presto, no? E anche in questo caso si dice, beh, qui la dottrina copernicana, la teoria copernicana, viene presentata ma soltanto come pura ipotesi matematica. E questo dovrebbe essere lo scudo, diciamo così, il compromesso tra la scienza dell'epoca, Galileo, e la Chiesa dell'epoca, per l'appunto, cioè il Sant'Uffizio. Fa una piccola, come sempre succede agli inizi del libro, fa un piccolo riassunto di quello che succederà in questo libro parecchio lungo, e dice
prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella Terra essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità. Quindi dice, io prenderò le difese del sistema copernicano e cercherò di far vedere come tutte le critiche che vengono fatte dagli oppositori del sistema copernicano al fatto che la Terra possa muoversi, in realtà non sono valide. Secondariamente si esamineranno i fenomeni celesti, rinforzando l'ipotesi copernicana, quindi continuo a dire, continuo ad andare avanti e naturalmente trovo sempre ottime misure, sempre ottimi motivi per essere dalla parte del copernicanesimo. E nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa, che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricevere qualche luce ammesso il moto terrestre. Cioè, questi sono praticamente le tre parti del libro. Della terza parte non leggerò quasi nulla, perché in realtà, come voi sapete, la teoria delle maree che viene proposta da Galileo, oggi un po' sbrigativamente si dice che è sbagliata, ma magari quando arriveremo a questo punto dirò qualche parola di più, e invece cercherò di leggervi alcune di queste pagine, che sono veramente alcune di queste perlomeno meravigliose, sul fatto che la Terra, l'ipotesi della mobilità della Terra non va contro la ragione. E allora cerchiamo di avvicinare, di aggredire allora questo libro e vediamo che cosa succede. Allora. Innanzitutto qui c'è una lunga pagina che però ieri c'era qualcuno letterati della Repubblica, mi hanno detto che bisognerebbe leggere un pochettino di più della prosa di Galileo, e quindi ho scelto due o tre pagine un pochettino più lunghe, spero che naturalmente le cose si capiscano, ma anche per cercare di entrare un pochettino dentro lo stile di Galileo, dentro questo italiano degli inizi del 1600. E questa dice questo. Sì, come io sono sicuro che a uno nato e nutrito in una selva immensa, tra fiere di uccelli, e che non avesse cognizione alcuna dell'elemento dell'acqua, mai non gli potrebbe cadere nell'immaginazione essere in natura un altro mondo diverso dalla terra, pieno di animali, di quali senza gambe e senza ali velocemente camminano, e non sopra la superficie solamente, come le fiere sopra la terra, ma per entro tutta la profondità. E non solamente camminano, ma dovunque piace loro, immobilmente si fermano, cosa che non possono fare gli uccelli per aria e che quivi di più abitano ancora uomini, e vi fabbricano palazzi e città, e hanno tanta comodità nel viaggiare che senza niuna fatica vanno con tutta la famiglia e con la casa e con le città intere in lontanissimi paesi. Siccome, dico, io sono sicuro che un tale, ancorché di perspicacissima immaginazione, non si potrebbe già mai figurare i pesci, l'oceano, le navi, le flotte e le armate di mare. Così, e molto di più, può accadere che nella Luna, per tanto intervallo remota da noi e di materia per avventura molto diversa dalla Terra, siano sostanze che si facciano operazioni non solamente lontane, ma del tutto fuori d'ogni nostra immaginazione, come quelle che non abbiano similitudine alcuna con le nostre e perciò del tutto inescogitabili. Avvenga che quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose o di parte delle cose altre vedute, che tali sono le spingi, le sirene, le chimere, i centauri, eccetera. Ecco quindi che affronta finalmente l'argomento della Luna. E comincia dicendo, beh, certo che uno che è vissuto sempre qui sulla Terra non potrebbe immaginarsi come può essere un mondo diverso. Invece lo scienziato, con l'occhio della mente naturalmente, cercando di andare oltre l'esperienza sensibile, deve cercare di farlo e di capire come è fatto questo mondo della Luna. Allora vediamo, lui naturalmente fa molte osservazioni sulla Luna che oggi per noi sono anche quasi banali, per esempio dice è sicuramente conforme alla Terra il fatto che la Luna sia indubitabilmente sferica. Beh, noi oggi non la vediamo proprio sferica, ma sappiamo che ci sono motivi per questo. Secondariamente essa è come la Terra, è per se stessa oscura ed opaca, eccetera, eccetera. Ma poi arrivano delle osservazioni che anche a noi oggi, che in fin dei conti abbiamo visto le immagini lunari tratte da satelliti, dagli astronauti, eccetera, possono dare ancora sorpresa. Questo è il quinto argomento e dice sì, come noi dalla Terra leggiamo la Luna or tutta luminosa, or mezza, or più, or meno, talor falcata, e talvolta ci resta del tutto invisibile, cioè quando è sotto i raggi solari, sì che la parte che riguarda la Terra resta tenebrosa,
Così, appunto, si vedrebbe dalla Luna, con lo stesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure, l'illuminazione fatta dal Sole sopra la faccia della Terra. Cioè dice, io vi pongo nell'ipotesi di andare come un fittizio astronauta, naturalmente ricordatevi che abbiamo detto ieri che Galileo era un seguace dell'Ariosto, quindi il viaggio sulla Luna l'avrà sognato anche lui leggendo Orlando Furioso, ed ecco che dice, come apparirebbe qua a qualcuno che si ponesse sulla Luna la Terra nel cielo? E prima, certo, la Terra ci apparirebbe rotonda, ma questa è una cosa poco interessante. Ma la cosa interessante è che comincia a dire, beh, così come la Luna ha delle fasi rispetto alla Terra, e noi quindi la vediamo come luna nuova, cioè la vediamo, e poi cominciamo a vedere una falce, poi la mezzaluna, e poi la luna intera, ecco che lo stesso accadrebbe a qualcuno che vedesse la Terra dalla Luna. E questa è una cosa interessante, cioè noi siamo su questa Terra e qualcuno lunatico, no, o lunare, no, ci sta vedendo forse di laggiù e ci vede in maniera contrapposta a quella della luce, cioè quando la Luna è nuova, la Terra ovviamente è piena e viceversa. Quindi cominciamo a capire che la Terra in realtà non è poi tanto diversa dalla Luna, a noi sembra diversa perché per l'appunto ci viviamo dentro, ma se fossimo dei lunari, dei seleniti, ovviamente la vedremmo più o meno come noi vediamo la Luna. E però le sorprese non sono finite, perché Galileo continua dopo qualche pagina, dice, insomma comprendo benissimo che quello che accade agli abitatori della Terra nel vedere le varietà della Luna, accaderebbe a chi fosse nella Luna nel vedere la Terra, ma con ordine contrario, cioè che quando la Luna è a noi piena ed è all'opposizione del Sole, a loro la Terra sarebbe la congiunzione col Sole, è del tutto oscura ed invisibile. All'incontro, quello stato che a noi è a congiunzione della Luna col Sole, e però Luna silente e non veduta, là sarebbe opposizione della Terra al Sole e per così dire Terra piena, cioè tutta luminosa. Quello che appunto ho appena detto, cioè le fasi della Luna sono uguali a quelle della Terra, cioè ciò che noi vediamo della Luna dalla Terra è uguale a ciò che si vede dalla Luna della Terra, e però le fasi sono contrarie, cioè quando la Luna è nuova la Terra di lassù appare piena e viceversa. Ma cosa ancora più interessante, l'immagine che a me personalmente ha sempre affascinato moltissimo, è questa qua, ed è che dato e non concesso che nella Luna fosse chi di là potesse rimirare la Terra, vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre, mediante il moto di essa, Luna, intorno alla Terra in 24-25 ore. Ma noi non leggiamo mai altro che la metà della Luna, poiché ella non si rivolge in se stessa. Cioè, in altre parole, e questa è un'immagine veramente quasi strepitosa, potrei dire, se noi potesse, anzitutto ricordatevi che la Luna a noi mostra sempre soltanto una faccia, che significa che naturalmente la Terra si può vedere soltanto dalla faccia che la Luna mostra a noi. Se noi andassimo dall'altra parte della Luna, la Terra non la vedremmo mai. Quindi bisogna mettersi da quella faccia lì, quella che noi stiamo vedendo, e che cosa vedremmo della Terra? Tanto per cominciare, proprio perché la Luna ci mostra sempre la sua faccia, e non si muove mai da questo punto di vista, la Terra è fissa nel cielo della Luna, quindi non ci sarebbe il problema che abbiamo avuto ieri e che avremo tra poco questa sera, che ad un certo punto la Luna se ne va giù e quindi di laggiù che ad un certo punto la Terra se ne va giù. La Terra è fissa nel cielo della Luna, naturalmente è molto più grande, 6-7 volte più grande, quindi avremmo un lunone enorme, sarebbe una Terra a colori, fissa nel cielo della Luna, ma naturalmente mobile su se stessa. E quindi nel momento in cui qui c'è luna piena e dunque là c'è terra, pardon, qui c'è luna nuova e quindi là c'è terra piena, vedremo questo enorme globo colorato che ruota su se stesso nell'arco, come dice qui, di 24 o 25 ore, e questo ci darebbe l'immagine visiva immediata della rotazione terrestre. Poi io mi stupisco, per esempio, che la CNN, che ha mandato delle telecamere dovunque, no, nel mondo, o la NASA, no, non abbiano messo una telecamera sulla faccia visibile della Luna per farci vedere questo spettacolo meraviglioso, una telecamera fissa che vede semplicemente la Terra che ruota e, tra l'altro, come sapete, a occhio nudo si vedrebbero benissimo, quando non ci sono nulla, naturalmente, i continenti e gli oceani. E questa è un'immagine che è veramente poetica, ma lo è di per sé e non c'è bisogno di raccontarla con parole poetiche, perché il contenuto già è alta poesia. Naturalmente
Galileo va molto avanti a raccontarci come è fatta la Luna, per esempio scopre o forse nota semplicemente questo fatto della librazione, cioè il fatto che noi veggiamo qualche cosa di più di metà della Luna. Questo è un fenomeno un po' complicato su questa pagina che vi risparmio, ma c'è un altro invece che è estremamente interessante ed è, oggi voi naturalmente conoscono, il fenomeno della luce cinerea della Luna. Voi sapete che quando la Luna è in una delle falci, cioè la prima falce, in realtà noi dovremmo vedere soltanto la falce luminosa, eppure si vede abbastanza bene l'intero globo. E qual è il motivo per cui si vede questo globo? Beh, naturalmente all'epoca di spiegazioni ne erano state proposte parecchie, e Galileo scopre quella che è la vera spiegazione, che è soprattutto per i suoi contemporanei, ma ancora anche per noi, è abbastanza sorprendente. Ed è cioè il fatto che, come la Luna gran parte del tempo supplisce al mancamento del lume del Sole e ci rende con la riflessione del suo le notti assai chiare, così la Terra ad essa in ricompensa rende, quando ella ne è più bisognosa, con riflettere i raggi solari una molto gagliarda illuminazione, e tanto, per mio parere, maggiore di quella che a noi viene da lei, quanto la superficie della Terra è più grande di quella della Luna. Cioè, in altre parole, così come la Luna, nelle notti di luna piena, o perlomeno in cui c'è la Luna, e nelle notti scure, ci dà una luce che il Sole non ci può dare perché non c'è, ecco che la Terra fa la stessa cosa con la Luna. E poiché però, come dice qui, è molto maggiore, quando la superficie della Terra è più grande della Luna, la Terra fa la stessa cosa con la Luna, cioè illumina la Luna esattamente come la Luna illumina la Terra. E allora dice, voi volete dire, e questo è Sagredo naturalmente che risponde a Salviati, dice, voi volete dire che certa luce abbagliata che si vede nella Luna, massimamente quando l'è falcata, viene dal riflesso del lume del Sole sulla superficie della Terra, nella superficie della Terra e del mare. E più si vede tal lume chiaro, quanto più la falce è più sottile, perché allora maggiore è la parte luminosa della Terra che della Luna è veduta. Conforme a quello che poco fa si concluse, cioè che sempre tanta è la parte luminosa della Terra che si mostra dalla Luna, alla Luna, quanto l'oscura della Luna che guarda verso la Terra. Onde, quando la Luna è sottilmente falcata, ed in conseguenza grande è la sua parte tenebrosa, grande è la parte illuminata della Terra veduta dalla Luna e tanto più potente la riflessione del lume. Cioè, in altre parole, la luce cinerea, il motivo per cui noi vediamo la Luna intera quando è soltanto una piccola falce, è perché la Terra riflette la luce del Sole sulla Luna e la illumina. Ora, la cosa interessante è che qualcuno dice che gli antichi avessero scoperto l'America, naturalmente molto prima di Colombo. Beh, anzitutto, come qualcuno di voi forse saprà, la scoprì di parco, dedusse perlomeno l'esistenza di un grande continente nell'oceano, semplicemente confrontando le maree che si vedevano in Spagna e in India. Il parco aveva naturalmente i dati abbastanza approssimativi di spedizioni greche che erano andate in India naturalmente a seguito di Alessandro e dall'altra parte a seguito di qualcun altro, no? E fece vedere, cercò di confrontare le grandezze delle maree e si accorse che non era possibile che queste maree provenissero da un unico oceano che in qualche modo unisse da una parte la Spagna e dall'altra parte quello che era il resto del mondo, cioè l'India, e dedusse proprio dalla differenza delle maree il fatto che ci doveva essere qualcosa, un continente enorme tra l'altro, che doveva praticamente dividere in due gli oceani e che quelli fossero oceani diversi. Quindi si accorse che non solo c'era quello che noi oggi chiameremo l'America, ma che era più o meno fatta come è fatta, cioè che prendeva praticamente in qualche cosa dal polo nord al polo sud. Ma la cosa interessante, cioè legata a questo fenomeno di luce cinerea, è che sembra, io non l'ho mai visto devo dire, però credo che con un telescopio si potrebbe vedere certamente fotografato, però dicono gli astronomi che a occhio nudo si vede nella luce cinerea il riflesso dell'America, cioè si vede il riflesso della Terra che illumina la Luna, e poiché però questo riflesso viene per l'appunto dall'oceano, ci deve essere una macchia in questa luce cinerea e che agli occhi buoni può vedere l'America lassù dove forse sarebbe bene gli stessi tante volte, ma comunque questo è un altro argomento, no? Ma naturalmente non facciamo politica perché Galileo faceva soltanto teologia. E a proposito sempre della Luna, ci sono tantissime altre osservazioni, ma a me personalmente pare che questa sia
particolarmente interessante, perché alcune delle osservazioni marginali di Galileo poi aprono naturalmente discorsi che possono andare avanti molto a lungo. Per esempio questa, che dice: si può comprendere quanto facilmente possa altri restare ingannato dalla semplice apparenza, o vogliamo dire rappresentazione del senso. Quindi questo è un inciso nel corso di questo lungo discorso sul sistema copernicano, ed è un inciso sui sensi, sul fatto che i nostri sensi ci fanno percepire le cose in un certo modo. E dice: e l'accidente e il parere a quelli che di notte camminano per una strada d'essere seguitati dalla luna con passo uguale al loro, mentre la vedono venire radendo le gronde dei tetti sopra le quali ella gli apparisce. In quella guisa appunto che farebbe una gatta che, realmente camminando sopra i tegoli, tenesse loro dietro, apparenza che, quando il discorso non si interponesse, purtroppo manifestamente ingannerebbe la vista. Cioè, questo è uno dei primi paradossi percettivi di cui si è fatta menzione nella letteratura scientifica, ed è il fatto per l'appunto che quando noi guardiamo la Luna e camminiamo nelle strade, la Luna sembra che si muova tra i tetti delle strade o tra le nuvole, no? Semplicemente perché la sua grandezza apparente è più piccola di quella dei tetti o delle nuvole. Noi sappiamo che la Luna è più grande, però la grandezza apparente, cioè quella che il nostro occhio percepisce, è più piccola, e quindi l'impressione è quella, come dice Galileo, no? Di vedere un gatto, no? Che si muova sui tetti. Questo tra l'altro si può estendere questo argomento, perché poi la Luna naturalmente ci appare più grande, più vicina, quando è all'orizzonte o tra le montagne, che non quando è alta nel cielo. E la stessa cosa appare anche per il Sole. Il motivo è lo stesso di quello citato da Galileo, cioè il fatto che quando la Luna o il Sole sono alti nel cielo non c'è pietra di paragone, non c'è confronto. Quindi noi la guardiamo come, cioè guardiamo il Sole, guardiamo la Luna, come se fossero isolati. Quando invece li vediamo sull'orizzonte, li confrontiamo con le cose che sono vicine e ci appaiono più grandi. Il che significa, da un punto di vista percettivo, che quello che noi ci immaginiamo della volta celeste, che in genere viene descritta come una calotta semisferica, un emisfero, in realtà non è così, perché è un emisfero schiacciato. A noi la Luna e il Sole ci appaiono più grandi quando sono all'orizzonte che non quando sono sopra, che vuol dire che il cielo ci appare come se ci stesse sulle spalle. E queste sono osservazioni che naturalmente, come ho detto, vanno molto lontano, vanno molto avanti, ma ci porterebbero naturalmente altrove. E invece noi vogliamo affrontare la parte centrale di questi dialoghi, che sono per l'appunto gli argomenti sul moto della Terra. Ora, il fatto che fossero il Sole e le stelle a ruotare intorno alla Terra, in senso orario, no? È la prima impressione che noi abbiamo, l'impressione che quando ci alziamo la mattina vediamo il Sole che va da una parte all'altra, no? E quella ci sembra che sia il suo moto per l'appunto apparente. Ma Copernico non è stato naturalmente il primo ad aver proposto un sistema contrario. Primo, già nell'antichità, come molti di voi sapranno, è stato Aristarco a proporre esattamente questo sistema, cioè che la Terra ruotasse su se stessa in senso anti-orario e che quindi gli effetti sarebbero esattamente gli stessi. Cioè il fatto che il Sole si muova da una parte all'altra, da levante a ponente come ci pare, oppure che sia la Terra che va nell'altra direzione, dal nostro punto di vista di osservatori provoca gli stessi effetti. E queste erano naturalmente già all'epoca di Aristarco due teorie contrapposte che però dal punto di vista fenomenologico avevano le stesse conseguenze, quindi non si poteva distinguerle semplicemente guardando quali erano gli effetti. Questo è un problema che nella scienza appare quotidianamente, cioè si hanno teorie che entrambe spiegano i fenomeni, però i fenomeni non sono sufficienti a distinguere tra le teorie. Ora, naturalmente abbiamo sentito ieri che la Chiesa ha cercato di contrastare la teoria copernicana con quella citazione del libro di Giosuè sul Sole che veniva fermato, ma questo naturalmente non è un argomento scientifico, ma non bisogna credere però che poiché la Chiesa ha fatto questo, allora gli argomenti di coloro che erano favorevoli al sistema ptolemaico ed erano contrari al sistema copernicano fossero argomenti stupidi. Infatti Galileo spende parecchie pagine e anche parecchia materia intellettuale per cercare di contrastarli, e se posso dire tra parentesi non ci riesce,
L'unica cosa che riesce a fare Galileo è semplicemente di far vedere che l'ipotesi che sia la Terra a muoversi invece che il Sole è un'ipotesi plausibile, cioè che tutto ciò che l'altro sistema, il sistema tolemaico, spiegava, lo può spiegare a sua volta anche il sistema copernicano. Non c'è assolutamente nessun argomento definitivo nei dialoghi a favore del voto della Terra. Come voi sapete, insomma, questi argomenti vennero secoli dopo. Il principale di questi è l'argomento delle parallasse, il fatto che, vabbè, non andiamo su questo, no? Ma comunque no, è l'argomento che tra l'altro Galileo cita anche lui nel suo dialogo. Quindi dice, questo era per dire che gli argomenti dei filosofi aristotelici erano argomenti perfettamente seri. Tanto per farvi un esempio, no? Quello che loro dicevano è che in realtà se fosse vero che la Terra ruota su se stessa, no? Una volta al giorno, beh, la velocità ad esempio dell'equatore sarebbe enorme, cioè 1670 km all'ora, che sono più o meno pari, oggi noi parliamo in questi termini, a Mach 2. Cioè non soltanto un aereo che va alla velocità del suono, ma due volte la velocità del suono. E naturalmente l'idea a prima vista è che con una velocità così enorme di questa Terra all'equatore gli effetti sarebbero ovviamente dirompenti, cioè gli oggetti in caduta, tanto per cominciare, non cadrebbero sulla verticale ma sarebbero spostati. Gli uccelli ovviamente non riuscirebbero a tenere dietro la Terra a questa velocità, solo certi aerei dell'aviazione, no? È così, naturalmente la nostra che adesso è in libero, no? Con questi aerei, no? La forza centrifuga manderebbe tutte le cose all'aria, no? E questo effettivamente è un problema reale. E la soluzione non è così banale come può apparire. La soluzione sta per l'appunto in queste pagine del dialogo sopra i massimi sistemi del mondo ed è una soluzione duplice in realtà. Cioè Galileo capisce che bisogna anzitutto comporre fra loro le forze e si comincia lì veramente quel calcolo vettoriale che poi diventerà il centro, diciamo, della meccanica newtoniana, e dall'altra parte capisce la cosa fondamentale, cioè che esiste questo principio di inerzia ed è di questo che naturalmente dobbiamo parlare. Ora leggiamo alcune di queste pagine che sono, a mio parere perlomeno, un po' la vetta di questo dialogo, stanno nella seconda giornata e anzitutto c'è una bellissima metafora che ho anticipato l'altro giorno in parte sul giornale, però vorrei adesso leggervela tutta, perché questa sì che è veramente una metafora letteraria che però ha uno scopo scientifico e quindi non è fine a se stessa, non è soltanto poesia che dice belle parole, belle immagini eccetera, ma è una bella immagine che ci dice qualche cosa di scientificamente interessante e rilevante. E il primo argomento è quello del pennino. Cioè, se la punta di una penna da scrivere, che fosse stata in nave per tutta la mia navigazione da Venezia sino ad Alessandretta, avesse avuto facoltà di lasciare visibile segno di tutto il suo viaggio, che vestigio, che nota, che linea avrebbe ella lasciata? Questo è il problema che si pone Galileo. Si fa un viaggio da Venezia ad Alessandretta in nave, scrive per tutto il tempo, perché naturalmente per scrivere i dialoghi, no? Per fare un libro grande così, no? Bisognava non smettere mai, no? E che quale sarebbe, se la penna potesse lasciare una traccia, no, di tutto il suo movimento, quale sarebbe la linea che questa penna lascia? E allora qui naturalmente interviene quello che poi si chiamerà in seguito il principio di relatività galileiana. La risposta è duplice, dipende da che punto di vista noi ci mettiamo. Se ci mettiamo sulla nave, naturalmente il segno che la penna lascia è semplicemente quello che viene scritto sulla carta. Ma se noi invece guardiamo la nave non da di dentro, ma dal di fuori, e allora questa linea naturalmente non è soltanto quella che vediamo sulla carta, ma deve essere combinata, deve essere composta per l'appunto, come ho detto prima, no? La composizione dei moti, con il moto della nave, e allora verrebbe una linea, no, estremamente complessa, che è questa. Quando dunque un pittore, nel partirsi dal porto, avesse cominciato a disegnare sopra una carta con quella penna, e continuato il disegno sino in Alessandretta, avrebbe potuto cavare dal moto di quella un'intera storia di molte figure, perfettamente dintornate e tratteggiate per mille e mille versi, con paesi, fabbriche, animali e altre cose. Sebbene tutto il vero, reale ed essenziale movimento segnato dalla punta di quella penna, non sarebbe stato altro che una ben lunga ma semplicissima linea. Cioè, in altre parole, il pennello si muove, sta disegnando figure sulla carta, però in realtà, componendosi col moto della nave, in realtà il pennello sta semplicemente facendo una lunga ma semplicissima linea. E quanto all'operazione propria del pittore, lì stesso a capello avrebbe delineato quando la nave fosse stata ferma,
Cioè questo è il principio di relatività. Se la nave fosse stata ferma, il pittore non si sarebbe accorto di nulla, perché lui avrebbe dipinto esattamente nello stesso modo. Naturalmente una nave che insomma stesse su un mare calmo e che procedesse senza strafoni. Che poi del moto lunghissimo della penna non resti altro vestigio che quei tratti segnati sulla carta, la cagione ne è l'essere stato il gran moto da Venezia in Alessandretta comune della carta e della penna e di tutto quello che era in nave. Ma i moti piccolini, innanzi e indietro, a destra e a sinistra, comunicati dalle dita del pittore alla penna e non al foglio, per essere propri di quella, potessero lasciar di sé vestigio sulla carta che a tali movimenti restava immobile. Cioè, in altre parole, è quello che ho detto prima, cioè un conto è quello che si vede sulla nave, cioè i movimenti del pennello che disegnano la figura, e un conto è quello che si vede dal di fuori della nave, cioè il pennello che si sta muovendo insieme alla nave che quindi fa questa lunga linea. Così, parimente è vero che muovendosi la terra, il moto della pietra nel dedire a basso è stato realmente un lungo tratto di molte centinaia ed anche di molte migliaia di braccia. E se avesse potuto segnare in un'area stabile o un'altra superficie il tratto del suo corso, avrebbe lasciato una lunghissima linea trasversale. Ma quella parte di tutto questo moto che è comune del sasso, della torre e di noi, ci resta insensibile e come se non fosse, e solo rimane osservabile quella parte della quale né la torre né noi siamo partecipi, che è infine quello che con la pietra cadendo misura la torre. Qui c'è naturalmente un riferimento, tra l'altro, al suo famoso esperimento, che poi sembra che non sia mai stato fatto, quello della torre di Pisa, ma questo è un altro problema. Cioè, se noi lasciamo cadere una pietra da una torre, allora che cosa succede? Siamo come se fossimo su una nave, e tra l'altro questa è un'immagine bellissima, perché paragonare la nave su cui il pittore sta disegnando la sua figura alla terra che sta navigando invece nel cosmo attorno al sole, no? È già un'immagine di per sé letterariamente molto efficace. E allora, così come la linea del pittore e a lui appare semplicemente la figura che lui sta tracciando, ecco che a noi che siamo sulla terra la pietra che cade ci appare semplicemente cadere sulla verticale, come abbiamo sempre visto. Però se qualcuno potesse vedere dal di fuori il moto, e allora la pietra farebbe naturalmente certo il moto dalla torre fino a terra, ma in più questo moto si comporrebbe col moto della terra e sarebbe l'analogo della linea che il pennino fa quando va da Venezia ad Alessandretta. Vedete come l'uso, tra l'altro, appunto, di questa metafora letteraria è veramente incredibile, cioè questa è la vera divulgazione scientifica, cioè fare un'immagine che però poi ha un riscontro immediato con quello che veramente succede nel mondo. E naturalmente qui c'è quel tratto che poi Calvino, quel pezzo, quella citazione che poi Calvino userà, cambiandola un pochettino, come chiusura del suo libro, ed è pensare come quei tratti tirati per tanti versi, di qua, di là, in su, in giù, innanzi, indietro, e intrecciati con 100.000 ritortole, non sono in essenza e realissimamente altro che pezzuoli di una linea sola, tirata tutta per un verso medesimo, senza avere un'altra alterazione che il declinare del tratto direttissimo, talvolta un pochettino a destra e a sinistra, e il muoversi la punta della penna or più veloce e or più tarda, ma con minima inegualità. E considero che nel medesimo modo si scriverebbe una lettera e che questi scrittori più leggiadri, che per mostrare la scioltezza della mano senza staccare la penna dal foglio, in un sol tratto segnano con mille ravvolgimenti una vaga intrecciatura, quando fossero in una barca che velocemente scorresse, convertirebbero tutto il moto della penna, che in essenza è una sola linea tirata tutta verso la medesima parte e pochissimo inflessa o declinante dalla perfetta direttezza in un ghirigoro. Naturalmente questo è più o meno la ripetizione dell'argomento precedente, ma il libro di Galileo, proprio perché è strutturato in forma dialogica, ci sono questi tre personaggi, uno dei quali è l'aristotelico, che ha questo nome scelto ad arte, cioè Simplicio, il sempliciotto che presenta queste immagini, no? E gli altri sono Salviati e Sagredo, e quindi ci sono naturalmente questa struttura dialettica in cui le cose vengono dette, ripetute, ribattute e così via. Quindi in parte, insomma, ripetita Juve. Ora, questa immagine della penna che scrive, del pennello che traccia le immagini e che a seconda dei sistemi di riferimento ci appare diversamente, viene ripetuta in quella che forse è la metafora più nota di Galileo, ed è quella famosa della nave.
che adesso vi voglio leggere, è una pagina di nuovo un po' lunghetta, ne leggo una parte, poi decidiamo sul momento quanto dobbiamo leggere. Allora, l'ipotesi che fa, o il consiglio che dà Galileo è questo: riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio, e quivi fate da ver mosche, farfalle e simili animaletti volanti. Siavi anche un gran vaso d'acqua e dentro di dei pescetti. Sospendasi anche in alto qualche secchiello che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso. E stando ferma la nave, osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. I pesci si vedranno andare nuotando indifferentemente per tutti i versi, le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto, e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze siano uguali. E saltando voi, come si dice, a piè giunti, uguali spazi passerete verso tutte le parti. Cioè dice, cominciamo a fare un esperimento. Cercate di andare in una nave, mettetevi sotto coperta e supponete che la nave sia ferma. Dice, dovete cercare di avere intorno un gran numero di mosche, di farfalle, di animaletti, questo non è difficile, anche nei nostri treni, poi tra l'altro, no? Un gran vaso d'acqua, no? In cui dentro ci sono dei pesci che stanno nuotando, un secchiello da cui cade una goccia dietro l'altra, e questa goccia va a finire dentro una bottiglia, no? Un vaso con una stretta apertura. Poi noi ci mettiamo a giocare a palla, ci tiriamo la palla uno con l'altro, facciamo dei salti, eccetera, la nave ferma. Quindi osserviamo che gli animali, i pesci, le mosche, l'acqua hanno un certo comportamento. E poi che succede? E questo è l'esperimento, che non è un esperimento di pensiero, perché chiunque di noi potrebbe fare. Beh, adesso dice Galileo, fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, purché il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e là. Cioè facciamo muovere la nave, naturalmente non importa quale sia la velocità, purché il mare sia calmo, naturalmente che la nave non dia strattoni. E allora voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti i nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima, né, perché la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché nel tempo che voi state in aria il tavolato sottoposto scorra verso la parte contraria al vostro salto. E gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso la poppa, che se voi foste situati per l'opposito. Le gocciole o gocce cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché, mentre la goccia è per aria, la nave scorra molti palmi. I pesci, nella loro acqua, non con più fatica nuoteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso. E finalmente le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti. Ne mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fossero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. E se abbruciando alcuna lacrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascendere in alto e a guisa di nuvoletta trattenervisi e indifferentemente muoversi non più verso questa che verso quell'altra parte. E di tutta questa corrispondenza ad effetti ne è cagione l'essere il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa e dall'aria ancora. E perciò dissi io che se si stesse sotto coperta, che quando si stesse sopra e nell'aria aperta e non seguace nel corso della nave, differente, insomma, e qui la cosa va avanti. Ora, è qui veramente, no, c'è espresso nella maniera più chiara possibile il principio di relatività galileiana. Cioè, non è possibile, notate che tutti gli esempi che lui fa sono esempi che noi oggi chiameremmo esempi di meccanica, cioè sono questioni di moto relativo, ci sono animali, animaletti che volano, ci sono gocce d'acqua che cadono, pesci che si muovono, palle che vengono tirate, eccetera.
tutte cose che appartengono per l'appunto alla meccanica. Ebbene, quello che Galileo dice espressamente, tra l'altro questo esperimento l'hanno fatto tutti, credo, no? Cioè di trovarsi a volte su una nave ferma e altre volte su una nave invece in movimento e di non accorgersi di nessuna differenza da questo punto di vista. Cioè l'idea di Galileo è, per l'appunto, un modo di esprimere il principio di relatività galileana e di dire che non c'è modo di distinguere fra loro due sistemi che si muovono di modo uniforme, uno rispetto all'altro, attraverso esperimenti di meccanica. E naturalmente qui c'è un'osservazione che tutti noi abbiamo fatto più probabilmente in treno che non su una nave. Dice, in confermazione di che mi ricordo essermi 100 volte trovato, essendo nella mia camera, a domandare se la nave camminava o stava ferma. E talvolta, essendo sopra fantasia, ho creduto che ella andasse per un verso, mentre il moto era al contrario. Quante volte noi ci siamo trovati alla stazione, in un treno, a guardare, vedere il treno che si muove vicino a noi e di chiederci, ma siamo noi che ci stiamo muovendo o è lui che si sta muovendo? Se non c'è altro riferimento, se ci sono soltanto i finestrini che noi vediamo vicini, naturalmente non c'è modo di accorgersene. Quando noi facciamo un'osservazione di questo genere stiamo semplicemente ripetendo cose che 400 anni fa Galileo aveva notato per primo, dicendo per l'appunto rispetto alla nave e noi rispetto al treno, ma che c'è questo principio di relatività. Il treno naturalmente non è un esempio peregrino, perché nel momento in cui cambiano i mezzi di locomozione o di navigazione e noi invece di usare la nave cominciamo ad usare il treno, anche gli scienziati incominciano a cambiare i loro esempi. E quindi Einstein nel 1905 incomincerà a troverà anzitutto la teoria della relatività speciale e poi nel 15 quella di relatività generale, quando farà le sue divulgazioni, e naturalmente Einstein sarebbe o sarà un altro degli scienziati che varrebbe naturalmente la pena di leggere insieme a Galileo, insieme a Newton, perché ha scritto anche lui delle pagine di divulgazione molto belle, ebbene l'esempio che farà Einstein sarà veramente questo, sarà quello di dire, cerchiamo di vedere che cosa succede, come possiamo distinguere noi il fatto che il treno sia in movimento dal fatto che invece il treno sia fermo. Galileo l'aveva già fatto, allora che cosa arriva Einstein a dire? Naturalmente cambiano gli esperimenti. Cioè nel caso di Galileo, come ho detto, erano soltanto esperimenti meccanici, cioè Galileo ha espresso, ha provato il principio di relatività per quanto riguarda la meccanica classica. Mentre invece Einstein ha esteso questo principio a quello che si chiama per l'appunto principio di relatività einsteiniana, la relatività speciale, cioè non soltanto non si può distinguere il moto dalla quiete di un treno usando degli esperimenti di meccanica, ma nemmeno usando degli esperimenti di elettromagnetismo, in particolare non lo si può fare attraverso misurazioni con la luce. Ed ecco che allora ci accorgiamo che dal 1632, cioè l'anno dei dialoghi, al 1905 sono passati 300 anni, però la linea ideale che collega Galileo ad Einstein è lì anche nelle metafore, cioè si stanno facendo gli stessi esperimenti, solo che naturalmente si è allargato il campo dell'osservazione, si è passati dalla meccanica all'elettromagnetismo e poi naturalmente Einstein andrà avanti, perché cambiano anche lì i mezzi di locomozione, arrivano gli ascensori, Einstein nel 1915 penserà, no? Dice come si può distinguere un ascensore che sta salendo verso i piani superiori e che quindi ci spinge con la sua forza dal di sotto, da invece semplicemente qualche cosa che come il fatto di essere sul pavimento della Terra, che è la gravità. Cioè com'è possibile distinguere un ascensore in caduta libera dall'effetto che fa invece la gravità? E di lì partirà un'altra metafora naturalmente notissima, che è appunto quella dell'ascensore, che comunque porterà Einstein alla relatività generale, ma che comunque va sempre nella stessa direzione. Cioè guardarsi intorno, cercare di vedere che cose che tutti noi abbiamo notato, come quella del treno, però dedurre delle conseguenze che quasi nessuno di noi ha notato. Sempre in questa direzione vorrei leggervi invece una cosa che è abbastanza sorprendente per me, cioè siamo ancora nella prima giornata qui, quella relativa alla Luna, e Galileo fa questa osservazione, e mi è venuto in mente di metterla qui perché è naturalmente collegata con le cose che ho detto adesso di Einstein, e l'osservazione è questa, ma quale e quanto dobbiamo noi stimare che sia questa velocità del lume? C'è la domanda che si pone Galileo, siamo nel 1630, quindi è una domanda abbastanza veniristica, ma la luce?
ha una velocità finita oppure ha una velocità infinita? E allora dice, qual è che sia questa velocità del lume? Forse istantanea, momentanea, oppure come gli altri movimenti temporanea? Ne potremo con l'esperienza assicurarci quale essa sia? Cioè la domanda è una domanda scientifica. La luce ha una velocità finita o infinita? E è possibile attraverso degli esperimenti distinguere quale dei due casi sia quello vero? E allora la risposta di Simplicio è mostra l'esperienza quotidiana. Simplicio è l'aristotelico, come ho detto prima, no? Quindi insomma è sempliciotto. Mostra l'esperienza quotidiana l'espansione del lume essere istantanea, mentre che vedendo in gran lontananza sparare un'artiglieria, lo splendore della fiamma senza interposizione di tempo si conduce agli occhi nostri, ma non già il suono alle orecchie, se non dopo notabile intervallo di tempo. Cioè la risposta dell'aristotelico è, basta guardare quando spara un cannone, no? E subito vediamo il lampo dello sparo e dopo un po' invece ci arriva il suono. E la risposta è, signor Simplicio, da codesta notissima esperienza non si raccoglie altro se non che il suono si conduce al nostro udito in tempo ben breve di quello che si conduca al lume, ma non mi assicura se la venuta del lume sia perciò istantanea, più che temporanea, ma velocissima. Cioè la risposta ovvia è sì, certo, è vero che sentiamo il suono dopo aver visto il lampo, come nel tuono per esempio, sentiamo il tuono dopo il lampo, o sentiamo il rumore del cannone dopo averlo visto sparare, ma questo ci dice soltanto che il suono viaggia a una velocità inferiore a quella della luce, non ci dice che la luce sia istantanea. E poi aggiunge, la poca concludenza di queste e altre simili osservazioni mi fece una volta pensare a qualche modo di poterci senza errore accertare se l'illuminazione, cioè se l'espansione del lume, fosse veramente istantanea. Cioè Salviati dice, Galileo dice per bocca di Salviati, mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto fare un esperimento per poter vedere se la velocità della luce è o no finita. Naturalmente nel 1600 queste cose non si potevano fare, per esempio non c'erano i cronometri, no? Ora sembra una banalità, no? Ma i cronometri non potevano esserci perché non c'era nessun movimento periodico che permettesse di creare un orologio. Ricordatevi che Galileo faceva gli esperimenti col polso. Ora questo è interessante perché all'epoca non c'erano gli orologi, il pendolo l'ha scoperto lui, no? E naturalmente gli orologi a pendola, no? Avevano bisogno delle leggi del pendolo per poter essere create, e non parliamo poi degli orologi invece a molla, che sono poi quelli cronometri che servivano per la navigazione, che furono inventati molto dopo. Quindi siamo ai primordi della scienza. Sono esperimenti che si potrebbero fare semplicemente, no, per l'appunto in casa, quelli che faceva Galileo, perché altro non c'era. E però appunto per poter misurare in qualche modo attraverso un fenomeno periodico il passare del tempo, Galileo a volte usava per l'appunto, come ho detto, il polso, il quale è un orologio ottimo perché per le persone normali, ora quali sono le persone normali? Sono quelle che adesso dicono, per le persone normali il polso è di 60 battiti al minuto. Se uno non ce l'ha così non è normale, non è questa la definizione normale. Ora 60 battiti al minuto quant'è? È esattamente il cronometro. Ora normale è chi ha un cuore che va con un cronometro, però è singolare il fatto che 60 circa, naturalmente, no, più o meno 10, no, sia il battito che esattamente, no, il numero di secondi che ci stanno in un minuto. Un altro modo che aveva Galileo, ma adesso poi sto divagando e non vedo dove, eccolo là, però come questa volta quello col basco e quello del cappello non si preoccupa del fatto che ci sia freddo, no? Anche perché si è messo in una posizione, sto parlando del nostro organizzatore principale naturalmente, no? E dicevo, Galileo aveva anche un altro mezzo per misurare i tempi, e questo è singolare perché si rifà, per quelli che stamattina c'erano alla conferenza sulla musica, si rifà la musica, ed era quello di cantare. Cioè se uno canta come si deve, e cioè va a tempo, come si dice per l'appunto in musica, ecco che i canti possono essere un modo per misurare il tempo. E allora vedete com'era la scienza di una volta. Facevano gli esperimenti con molta allegria, si cantava, no, eccetera, no? E si cantava per dovere, però, no? Questo sarebbe un bel modo di ritornare all'indietro e di fare scienza di nuovo così. Certo l'università sarebbe un po' complicata, perché se tutti cantano, ciascuno la sua canzone negli uffici, no? Sembrerebbe più una casa di matti che però quello intanto in ogni caso lo sembra, quindi non sarebbe un gran vantaggio da questo punto di vista. Ora,
Queste sono le pagine che volevo leggervi, scientifiche dei dialoghi, ci sono ancora alcune cosette che vorrei dirvi, ma solo un accenno all'ultima parte, cioè all'ultima giornata, la quarta giornata, che è la teoria delle maree di Galileo. Ora, spesso questa teoria viene derisa, anche perché dà un po' fastidio che lui abbia provato così tante cose, no? E viene derisa anche perché lui su questa teoria in realtà faceva affidamento come prova finale del moto della Terra, perché tutte le altre, come vi ho detto, erano semplicemente prove di plausibilità. Il fatto di dire, beh, guardate che voi credete che la Terra non si possa muovere per questo motivo, e in ciascuno di questi motivi io, Galileo, vi faccio vedere che in realtà se invece si muovesse, se fosse vero il sistema copernicano, le cose funzionerebbero esattamente come funzionano. Quindi non è questo il motivo principale. Ma alla fine il libro si doveva infatti chiamare dei flussi e dei riflussi, e invece il titolo fu proibito dalla Santa Sede, perché anche la Santa Sede probabilmente temeva che questo fosse l'argomento risolutivo, ed è la spiegazione delle maree. Ora è una spiegazione molto complicata, ma in soldoni, no? La spiegazione è semplicemente questa: come mai ci sono le maree, dice Galileo? Beh, perché la Terra è come un catino, no? Dove, un secchio, no? Dove c'è dell'acqua dentro. Ora, se il secchio sta fermo, l'acqua sta ferma. Mentre invece se io prendo questo secchio e comincio a fare così, no? Avanti e indietro, e ecco che allora l'acqua ricomincia a fare così, anche lei, no? Dentro il secchio, e questo fare così, andare avanti e indietro, è l'analogo delle maree. Certo è una teoria che detta così, insomma, fa un po' pena, no? Però Galileo non era così banale, no? Anzitutto c'era da risolvere il problema che la Terra non si muove così avanti e indietro, no? Ma va tutta in una direzione, no? E lui diceva, vabbè, però insomma ci sono questi moti di rotazione che sono l'analogo di andare avanti e indietro, perché quando si gira su se stessi, no, c'è questa coppia, no? Di forze. Però in realtà oggi questa spiegazione viene lasciata cadere, perché tutti sanno che invece è la Luna. È sparita però, come vedete, no? A un certo punto, perché non è stata, si è annoiata, no? Di sentire queste cose che sentono da 400 anni, no? Dice, è la Luna ad attirare l'acqua, no? E quindi si dice, Newton ha semplicemente fatto i calcoli giusti dei principi e ha scoperto qual è la vera causa delle maree, cioè l'attrazione lunare, e la cosa è finita lì, e Galileo era, da questo punto di vista, semplicemente in errore. Mentre invece le cose sono un po' più complicate, perché naturalmente l'attrazione lunare spiega i cicli delle maree, ma poi il problema è che bisogna spiegare che se fosse vero che è l'attrazione lunare che determina le maree, allora la parte dell'acqua che è verso la Luna andrebbe verso la Luna, sarebbe attratta. Ma come mai le maree si stanno anche dall'altra parte, agli antipodi? Cioè nel momento in cui l'acqua viene tirata di qui, si allunga anche dall'altra parte, e questa è una cosa che ovviamente l'attrazione lunare non spiega, e invece è proprio il moto terrestre, cioè il moto del sistema Terra-Sole, Terra-Luna, pardon, attorno al suo baricentro, che spiega la possibilità che ci sia il moto delle maree anche dall'altra parte. Quindi, insomma, Galileo in genere viene un po' sottovalutato anche per quello che ha fatto sulle maree, è una spiegazione che non è quella primaria. Cioè il principale moto delle maree è dovuto all'attrazione lunare, ma il moto della Terra ha una sua parte, e vi consiglio di leggere questo libricino di Lucio Russo, se vi interessa, che si chiama Flussi e riflussi, che è stato pubblicato qualche anno fa da Feltrinelli, in cui c'è tutta la genesi di queste due teorie, perché poi in realtà non è nemmeno vero che Galileo fosse l'iniziatore di questa teoria del moto terrestre come origine delle maree, né è vero che Newton sia stato semplicemente il proponente della teoria contraria, cioè l'attrazione lunare. In realtà Russo, che è uno storico della scienza, un matematico che adesso si è dato più, prima ha fatto lo storico della matematica, ha scritto quel bellissimo libro che si chiama La rivoluzione dimenticata sul pensiero scientifico greco, e in questo libricino fa vedere come sia la teoria di Newton che la precedente teoria di Galileo in realtà derivassero dai greci, come quasi sempre le cose derivano, e che ci siano stati due percorsi quasi indipendenti nel corso di due millenni, praticamente di 1500 anni, che poi alla fine sono, non so come si dica in italiano, convergiuti, no? Hanno fatto convergenza, no? In quest'unica teoria finale, che è quella che Newton spiega. Naturalmente Newton fa tutte e due le parti, cioè sia quella dell'attrazione della Luna che del moto della Terra.
Stiamo avviandoci a conclusione, per evitare azioni preventive. Volevo però dirvi qualche curiosità anche, perché come ho detto, questo libro dei dialoghi, il dialogo, è così sterminato che dentro si trova di tutto. Prima ho fatto un esempio molto marginale legato alla percezione, ai sensi, al fatto che la Luna ci appaia più grande in certe condizioni e più piccola in altre condizioni. C'è un altro libro che molti di voi avranno letto quando erano bambini, ed è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ora voi direte cosa c'entra Alice nel Paese delle Meraviglie con Galileo, invece anche quello c'entra, perché poi uno faccia tra quello che vuole naturalmente, no? Ma qui è una cosa precisa, no? Cioè qualcuno si ricorderà di come comincia il libro di Alice. Ad un certo punto naturalmente Alice si addormenta, ma questo lo scopriremo alla fine, no? Lo scoprirà chi legge il libro alla fine, no? E sogna, quindi la prima esperienza che ha è quella di cadere in un buco, e mentre cade in questo buco naturalmente si trova i pasticci, no? Perché a un certo punto prende un bicchiere, no? E poi crede di posare questo bicchiere, ma la relatività del moto dovrebbe farle capire, no? Che il bicchiere non si può posare perché se lo porta di dietro. Ma ad un certo punto Alice si chiede, oi 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 oi, dice, qui sto cadendo, mi sembra di cadere da così tanto tempo che chissà fino a che punto cadrò. Non sarà mica, dice, che ad un certo punto cado, vado giù verso il centro della Terra e arriverò a toccare quelli che lei chiama gli antipotici, no? Cioè quegli antipatici che stanno agli antipodi, no? Dall'altra parte. Ma questa è una bella domanda, no? Come mai Lewis Carroll fa domandare ad Alice una cosa di questo genere? Beh, non lo so perché, ma comunque non è che la certa che allora posso citare qualunque cosa, no? Dico, non so se ci sia una cosa diretta, no? Però se voi leggete il secondo dialogo, la seconda giornata di Galileo, sentite che cosa dice. Da qui parli, discorrendo con una certa convenienza, di poter credere che quando il globo terrestre fosse perforato per il centro, una palla d'artiglieria, scendendo per tal pozzo, acquisterebbe sino al centro tal impeto di velocità che, trapassato il centro, la spingerebbe in su per altrettanto spazio quanto fosse stato quello della caduta, diminuendo sempre la velocità oltre il centro con decrementi simili agli incrementi acquistati nello scendere. E il tempo che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente credo che sarebbe uguale al tempo dell'ascesa. Ora non so se è capito, no? Ma è esattamente quello il problema che si pone Galileo e che tra l'altro risolve. Cioè dice, supponiamo che ci sia un buco che passa attraverso il centro della Terra e noi lasciamo cadere qualche cosa qui dentro, lui parla di esempio, perché qui sono sempre proiettili, eccetera, no? Palla d'artiglieria, perché naturalmente, no? Quelli sono gli esempi che hanno in mente, no? Se lasciamo cadere una palla da cannone dentro un buco che passa attraverso tutta la Terra, che succede? Che la risposta che dà Galileo è, beh, comincerebbe ad arrivare aumentando la velocità, ma diminuendo l'accelerazione, naturalmente, no, fino al centro della Terra, dopodiché, per impeto, principio di inerzia e così via, no, continuerebbe ad andare avanti, e in che dove si fermerebbe? Beh, se parte dalla superficie terrestre e arriva fino al centro della Terra, poi per simmetria naturalmente va fin dall'altra parte. E cosa succede quando arriva dall'altra parte? Beh, naturalmente si trova nelle stesse condizioni rivoltate, quindi ritorna in su e continua ad andare avanti e dietro per l'eternità. Almeno questo naturalmente è un esperimento ideale, cioè se c'è aria, ma dubito che dentro la Terra, non al centro della Terra ci sia aria, ma comunque in assenza di aria, in assenza d'attrito, no, questo sarebbe un moto perpetuo in cui questa palla continuerebbe ad andare avanti e dietro, su e giù per l'eternità. Se ci fosse invece per l'appunto la fritta, questo sarebbe quello che chiamiamo un oscillatore, che a un certo punto si fermerebbe. La cosa interessante, qui non potete vederlo, ma qui vicino alla pagina ci sono dei numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, eccetera, fa i conti, Galileo, e si sa anche quanto tempo ci vorrebbe, non lo fa lui perché ci vogliono un po' di strumenti di analisi un po' più sofisticati, si sa esattamente quanto ci vuole a una palla, a una lice che cade in caduta libera attraverso un pozzo che passa per il centro della Terra per raggiungere gli antipotici, come li chiama loro. E chi non sa la risposta sarà sorpreso di sapere che la risposta è 42 minuti.
Ora, sembrerebbe, sono, in realtà sono parecchi chilometri, perché il raggio della Terra è 6.000 km, 6.400, e quindi insomma si tratta di andare molto velocemente, ma naturalmente l'attrazione gravitazionale è forte, no? E quindi 42 minuti. Naturalmente Lewis Carroll poi continua ad andare avanti, perché si immagina di fare buchi non che passino per il centro della Terra, ma che vadano per sporto, perché questo sarebbe un sistema di trasporto molto interessante, no? Voglio andare, per esempio, che ne so, da Roma a Città del Capo, faccio un tunnel che passa da Roma, una grande opera, come la chiamerei qualcuno, che passa da Roma fino a Città del Capo, metto delle rotaie assolutamente diritte, no? E lascio che il treno parta, con una piccola cinta naturalmente all'inizio, no? Questo treno acquista velocità e arriva a Città del Capo. Quanto ci vuole? Naturalmente è più corta, no? Il percorso, che non passando attraverso la Terra, al centro della Terra, si arriverebbe in Nuova Zelanda, no? Però il percorso è più corto, ma l'attrazione gravitazionale è anche più piccola, perché non si passa dal centro. E la cosa interessante per un matematico è che c'è un'invarianza: qualunque percorso richiede sempre 42 minuti. Quindi un sistema ferroviario meraviglioso che avrebbe linee ferroviarie che passano tutte sotto, quindi niente di sopra, no? Assolutamente ecologico. Certo, la Terra sarebbe un po' bulcherellata, ma questo, ci sono anche degli svantaggi, no? E ogni treno ci vorrebbe sempre 42 minuti. Devo andare a Città del Capo, 42 minuti, no? E ci devo andare invece alla Spezia, 42 minuti, perché questo è più probabile, non di quello che ma. Sempre a proposito di Alice, quindi sempre per farvi vedere che la letteratura ha una certa unità, no? Se non di tempo, perlomeno di luogo, e che saprete che le avventure di Alice sono parecchie, no? Ad un certo punto ce ne sono parecchie, di queste repentine espansioni e contrazioni: lei diventa un gigante, poi a un certo punto diventa una piccola bambina e sono gli altri che appaiono giganti, eccetera. Questo, se Alice o chi per essa avesse letto non questa volta i dialoghi, ma l'altro libro, di cui non parleremo praticamente perché domani ci dedicheremo invece al processo di Galileo, ma avesse letto il libro che poi lui scriverà agli arresti domiciliari, perché a volte gli arresti domiciliari hanno i loro vantaggi, se uno sta lì qualche anno magari prende anche qualcosa di buono, non è un suggerimento, ma qualcuno potrebbe giovarsene, no? Qualcuno potrebbe, vabbè, naturalmente poi laggiù non vede, anzi nessuno vedrà, no, queste cose, ma qui c'è il disegno di un osso. E pensate cosa fa in questi discorsi su due nuove scienze, che sono appunto la fisica matematica, che sono fisica e matematica, e Galileo dice: per un breve esempio di questo che dico, di cui parlavo prima, disegnai la figura di un osso allungato solamente tre volte e ingrossato con tal proporzione che potesse nel suo animale grande far nuzzizio proporzionato a quello dell'osso minore nell'animale più piccolo. E le figure sono queste che vedete, che non vedete, no? dove non vedete sproporzionata figura che diviene quella dell'osso ingrandito, dal che è manifesto che chi volesse mantenere in un vastissimo gigante, quindi Alice cresciuta, le proporzioni che hanno le membra di un uomo ordinario, bisognerebbe o trovare materia molto più dura e resistente per formarne l'osso, ovvero ammettere che la robustezza sua fosse a proporzione assai più fiacca che degli uomini di statura mediocre. Altrimenti, crescendogli a smisurata altezza, si vedrebbero dal proprio peso opprimere e cadere. Questa è un'osservazione molto interessante. Cioè, se voi chiedete a qualcuno, dice, come si potrebbe fare, prendere un cagnolino per esempio e farlo il doppio, uno dice, beh, raddoppio tutto, no? E che cosa c'è di strano? No, perché raddoppiando tutto anche la struttura ossea diventa raddoppiata in maniera proporzionale, e quello che Galileo nota è che questo non è sufficiente per mantenere il peso del corpo che il cane avrebbe se fosse doppio, no? E allora bisognerebbe o cambiare il materiale di cui è fatto il cane, o in questo caso particolare Alice, e lei invece non sperimenta assolutamente nessun cambiamento, oppure cambiare la struttura ossea, e questo chiaramente lo sentirebbe dentro di sé. Quindi sarebbe sufficiente questo a far notare ad Alice che in realtà si tratta di un sogno. Non è così facile passare da un mondo piccolo a uno grande, no? Soltanto cambiando le proporzioni delle cose, anzi soltanto cambiando le dimensioni, mantenendo intatte le proporzioni. Ma siamo arrivati alla fine di questa seconda giornata, quindi così come abbiamo cominciato leggendo l'inizio del libro, naturalmente vogliamo finire leggendo la fine. E la fine è come ho detto, qualche cosa che era stato concordato col Sant'Uffizio, e qui però Galileo prende uno scivolone terribile che gli costerà molto caro.
perché la fine che viene messa in bocca a Simplicio, quindi al sempliciotto, quello che fa un po' la figura del testo, è la seguente. Dice: confesso, dice Simplicio dopo aver sentito tutti gli argomenti, il vostro pensiero parermi ben più ingegnoso di quanti altri io me ne abbia sentiti, ma non perciò lo stimo verace e concludente, anzi. Quindi dice: ho sentito bellissimi argomenti tutte queste quattro giornate, ma questo non mi convincono, in ogni caso, benché siano molto più interessanti di tanti altri che ho sentito altrove. Anzi, ritenendo sempre avanti agli occhi della mente una saldissima dottrina, che già da persona dottissima ed eminentissima presi, e alle quale è forza quietarsi, e qui attenzione perché questa persona dottissima ed eminentissima era niente meno che il Papa, cioè Galileo mette in bocca a Simplicio la dottrina che lui stesso aveva sentito dal Cardinal Barberini, che poi è divenuto Papa, il quale naturalmente non amò molto questo fatto di essere preso in giro in questo modo, no? E che le sue teorie fossero messe in bocca a Simplicio. Quali sono queste teorie? Teorie tra l'altro non stupide, perché come abbiamo capito in questa disputa le ragioni non sono poi così apertamente da una parte o dall'altra, sono cose molto più sottili. La teoria è la seguente, che interrogati se il Dio con la sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento che in esso scorgiamo, in altro modo che col far muovere il vaso contenente, questa è la teoria delle maneghe che vi dicevo, so, dico che risponderete, avere egli potuto e saputo ciò fare in altri modi ed anche dall'intelletto nostro inescogitabile. Onde io immediatamente vi concludo che, stante questo, soverchia arditezza sarebbe se altri volesse limitare e coartare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare. È un modo un po', perché così parlano i papi, no? Un po' strano, no? Però l'argomento è estremamente interessante. Lui dice: io ho sentito una teoria delle maree, ricordatevi che la teoria delle maree per Galileo era la prova conclusiva della verità del copernicanesimo. E il Papa, attraverso Simplicio, gli dice: ma questa è una teoria, va bene, è un modo di spiegare le cose, però la relatività ci dovrebbe far capire. Non ci sono forse altri modi di spiegarle queste cose? E non ci sono forse, e non si può perlomeno immaginare, che ci siano dei modi che noi non sappiamo? Cioè, o tu mi dimostri che è logicamente impossibile fare le cose in altro modo, e questo non è naturalmente quello che fa la scienza, perché la scienza dice solo che è possibile farle in questo. Allora, se non è logicamente impossibile fare le cose in altro modo, forse che vogliamo dire a Dio come le doveva fare? Cioè, tu mi hai dato una spiegazione, ma Dio poteva benissimo farle in un altro modo. E questo è chiaro che la scienza non potrà mai dirci che le cose sono veramente così. Le teorie che fa la scienza sono teorie di plausibilità. È possibile che le cose vadano così, si cerca naturalmente di dedurre dalle teorie ulteriori conseguenze, come diceva Popper, le teorie si possono falsificare, ma non si possono naturalmente verificare in tutte le loro infinite conseguenze. E naturalmente, dopo che per tutto il libro Simplicio è stato svillaneggiato e trattato appunto da deficiente, che cosa dice Salviati quando Simplicio enuncia la teoria del Papa? Dice: mirabile e veramente angelica dottrina. E beh, certo che questa era troppo, alla quale molto concordemente risponde quell'altra, pur divina, la quale, mentre ci concede di disputare intorno alle costituzioni del mondo, ci soggiunge che noi non siamo per ritrovare l'opera fabbricata dalle sue mani. Questa è una citazione dell'Ecclesiaste che dice: Dio ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Cioè, si cerca naturalmente di combattere a forza di citazioni, ma naturalmente dice: vaglia dunque l'esercizio permesso, cioè ordinatoci da Dio, per riconoscere e tanto maggiormente ammirare la grandezza sua, quantomeno ci troviamo idonei a penetrare i profondi abissi della sua infinita sapienza. Cioè, il dialogo finisce dicendo a Simplicio: vabbè, certo, insomma, tu mi dici questo e quello è quello che dice Papa, io ti rispondo citando la Bibbia, no? Che in realtà, no? Dio ci ha reso sensibili, ci ha dato la ragione perché noi potessimo capire le cose, e in qualche modo Dio non ci inganna. E naturalmente, come vedremo domani, questo modo di concludere il libro non piacque a Urbano VIII, che da quel momento gli dichiarò guerra immediatamente, forse anche naturalmente sobillato dalla curia, perché come sapete i due erano amici personali perlomeno fino a qualche tempo prima.
E il libro si chiude, così come si chiude questa seconda giornata, con una bella frase che sembra un po' il finale di Candide, quando dice, vabbè, noi torneremo a coltivare il nostro giardino. Questo libro invece si chiude dicendo, e intanto potremo, secondo il solito, andare a gustare per un'ora dei nostri freschi, ma questo noi non lo faremo, nella gondola che ci aspetta. Quindi vi aspetto invece domani per il finale.